È un giorno sospeso quello che vive Gello, frazione stretta fra Pisa e San Giuliano, un tempo che si è fermato 7 anni fa, quando di Roberta Ragusa si sono perse le tracce. Il marito Antonio Logli da allora si professa innocente. 2 gradi di giudizio invece lo hanno trovato colpevole di omicidio volontario e distruzione di cadavere, condannandolo a 20 anni. Oggi si esprimerà la Suprema Corte, il 3° grado di giudizio dovrà decidere se accogliere o rigettare l'appello proposto dai difensori di Logli. Se gli ermellini dovessero rigettare, per Logli si aprirà le porte del carcere. Si ferma Gello, si attende una parola fine, quella che sia, su una vicenda che ha segnato per sempre una comunità ancora divisa fra innocentisti e colpevolisti. Ecco, dietro quelle porte e quelle finestre potrebbe esserci Antonio Logli, non è certo perché la sua presenza in casa non è stata confermata, molti altri colleghi erano qui fin dall'alba e nessuno l'ha visto uscire, ma potrebbe aver trascorso la notte altrove in attesa di questa sentenza, in attesa della parola fine sulla vicenda di Roberta Ragusa. Spero proprio che lo mandino in galera. Beh sì, la cosa più importante è che sia una sentenza giusta, che non sia una vendetta, ma una cosa giusta, eventualmente educativa. Come si vive oggi? Aspettiamo. Aspettate. Buongiorno Sportiva.